Sì, allora innanzitutto mi preme sottolineare che si chiama stazione radiobase, quindi non è una semplice antenna, non sappiamo neanche che cosa, qual era l'intenzione, no, reale, perché non c'è stato un avviso, un preavviso alla zona e al quartiere. Noi in 8 ore abbiamo Ecco. raccolto ben, direi, 1.000 firme, Sì, esattamente sono milioni. 900, 47 per l'esattezza. 947. Nel frattempo stiamo continuando a raccoglierle. E abbiamo fatto anche un lavoro per chi ha dato il permesso, è una promemoria, sono cenni storici della nostra zona, promontorio, nonché anche Belvedere, ma in questo caso si parla prettamente di promontorio, ha un vincolo paesaggistico, nonché storico ambientale molto molto importante. E a noi sembra molto strano che si sia deciso di proseguire con un lavoro di questo genere, sorto tra l'altro in una giornata e mezza, due, perché il 25 non c'era niente, le parlo del mese di aprile, il 27 alle 9:18 è stata scattata una delle prime foto della stazione radiobase completa. Come pensate di andare avanti? Allora, vai Luigi, parla tu del. No, pensiamo di andare avanti intanto con la raccolta firme. Poi abbiamo contattato degli studi legali proprio per fare questa rimostranza e per capire come mai siano riusciti ad ottenere questi permessi dall'assessorato per la tutela paesaggistica, eccetera, che teniamo conto che nella nostra zona chiunque di noi non ha mai potuto spostare neanche una pietra senza 1.000 permessi. Persone che hanno voluto ristrutturare le proprie abitazioni hanno dovuto sottostare a un mucchio Anche dei di giusti vincoli, vincoli, anche di giusti, assolutamente. perché la zona è ritenuta storica e paesaggistica e quindi abbiamo dovuto sempre comunque sottostare a questi vincoli e quindi ci è parso strano che dall'oggi al domani non c'è nessun vincolo per le emittenti telefoniche, cioè ci chiediamo come mai. Cioè un vincolo che avrebbe dovuto tutelare quella che è dichiarata area di interesse pubblico per bellezza d'insieme, perché l'area è sottoposta a vincolo storico, paesaggistico e ambientale, per la presenza di numerose ville fra il 5 e il 700 genovese e un'abbazia millenaria. E tutto il borgo sulla sua crosa è sottoposto a tutela di vincolo storico, paesaggistico e ambientale. Quindi a noi pare che il parere della sovrintendenza e quello dell'ufficio comunale per la paesaggistica sia fondamentalmente un parere gravemente errato, perché ha violato con un ecomostro, io lo definisco così perché non credo ci sia altro termine, la bellezza d'insieme e la storia di questo borgo che è giustamente sottoposto e difeso per tutti, ma deve essere difeso appunto anche da accessi esterni di gente che viene a deturpare il paesaggio.